Merda, scusami. Ciao tesoro. No, ho finito da un po', stavo tornando a casa con i ragazzi. Ma ci siamo fermati a prendere un dolce. Va bene. Ci vediamo presto. Yeah. Ti amo anch'io. Ciao. Questo non succederà mai più. L'hai detto anche l'ultima volta e poi mi hai richiamato. Piace tanto. Più di quanto tu sappia. I got a million and one things to do, but I pause for a second just to check if everything is in order. Guess I'm the author of my same old stories. My brain works in mysterious ways I can't explain. If you need me to say, if I never had my head screwed on my neck and neck, if I'd left, then I bet you I'd lose it. My brain works in mysterious ways I can't explain. If you need me to say, if I never had my head screwed on my neck and neck, if I'd left, then I bet you I'd lose it. Mama said if my head weren't screwed on my necktie, on my shoulders, then I'd l'avevo messo qua. Ne sono sicura. Ma dov'è? Mamma. Ogni giorno da una settimana torni a casa e sembri uno zombie. E non dirmi che non c'è nulla di cui preoccuparsi, perché tutta la tua aura mi dice l'esatto contrario. Mamma, sto bene. Tu non stai bene per niente, sei fuori controllo. Dove diavolo è? Cosa? Quella porpora, la mia ametista. Se mi presento al circolo eterno senza i miei cristalli, sembrerò una sprovveduta qualunque. L'hai nascosta tu? Perché avrei dovuto farlo? Non ne ho idea. Ignoro perché tutti voi facciate le cose che fate. È questa? Non c'è di che, eh? Grazie. Maud, colazione! Questo ritiro potrebbe rappresentare una svolta per me. La guarigione. Maud, i tuoi capelli sono orrendi. Non avrai passato tutta la notte a leggere, spero. Va bene, fa come vuoi allora. Dovrò partire con la marallocca, a quanto pare. No. Beh, a me sembra così. Ci vediamo tra un paio di giorni. Badate voi alla casa, mi raccomando, vi voglio bene. La preferivo quando era fissata con gli alieni. Perché siamo qui così presto, cazzo? Lei magari lo sa. Houdini! Perché sei sparita ieri sera? Ho dovuto... Perché siete qui? Beh, Mini ci ha detto di venire, ma non sappiamo il motivo preciso. Perché siamo qui? Ciao ciao! Eccomi qui, coraggio, entrate. Andiamo lì. Sai, credo che qualcuno sia entrato nel mio furgone ieri sera. Secondo me sei stato tu. Nick mi ha raccontato tutto. E mi dispiace davvero tanto. Avevo mangiato al massimo solo un chicco d'uvetta quel giorno. E quello che è successo dopo che sono svenuta alla sfilata è ancora poco chiaro. Abbiamo discusso. Lo hai dimenticato? Oh, accidenti, è successo. Possiamo essere ancora amiche e dimenticare ogni cosa. Mi dispiace davvero tanto, Liv. Sì, si può fare. Evviva, grazie, Liv. Su, entrate. Andiamo, piccolo. Ciao, ragazzi. Grazie per avermi raggiunta qui. Confesso che questo è molto difficile. Ok, sono stata un'abominevole stronza con tutti voi. Con alcuni più che con altri. E vi chiedo scusa. Il guaio è che voi ragazzi siete tutti così fichi e alternativi e quando sono con voi mi sento un po' come Nicola Roberts, vale a dire la più insignificante del Girls Aloud. Frankie, avevi ragione tu. Potremmo essere un fantastico gruppo di amici. Questo è il mio desiderio. Ed è anche quello di Liv e Nick. Perciò ci stavamo chiedendo se
nei vostri cuori riusciste a trovare la voglia di darci una seconda occasione. Giusto, ragazzi? Sì, giusto. Beh, io ci sto. Voglio dire, purché ci lasciamo tutto alle spalle, ok? Morto e sepolto. Di nuovo amici. Pace nel nostro tempo. Ma sta succedendo realmente tutto questo? Sono commosso. Bella battuta, amico. Abbraccio il gruppo. No, non mi piacciono gli abbracci. Fantastico, sono felice che siamo tornati ad essere tutti amici. Lasciatemi. Guardate, ho fatto a tutti un piccolo regalo. Mia madre esce di nuovo con quello degli Hells Angel. Ta-da! Nessuno lascerà la casa finché questa busta non sarà vuota. Se quello è veramente tabacco, allora perché è verde? Il tabacco è verde. Allora lei che cosa fuma? Eroina? Sta scherzando, è tabacco. Perché mi hai detto così? Cosa si prova ad essere perdicarata? Come va? Stammi lontano, per favore. Avanti, rispondi. Credi che l'abbia capito? Ma no, come potrebbe? Che cosa confabulate voi due? Nick ha problemi a farsi degli amici. Oh, tesoro. Sorridi e di sì se hai dei problemi. Sì. Ci vuole un po' di gin. Vacci piano, qui la roba costa. Comunque ti sbagliati. Nick mi ama. Ok. Il nostro rapporto ha raggiunto un nuovo livello. È strano, prima ero molto preoccupata per il sesso, mentre ora lo facciamo di continuo. Ho delle bruciature da tappeto sulle orecchie. Da urlo. Sono felice per te. Me ne preoccupavo troppo, che stupida. Come se qualcosa potesse impedirci di stare insieme. Che cosa vuoi dire? Tutti si stanno divertendo molto. Sarebbe un peccato se tu rovinassi la festa. Sai di cosa ha bisogno? Sherry. Hai ragione. Ok, ne vado a prendere un po'. Sì, perfetto. Tu, vieni con me. Vai! Non voglio l'aria fresca, qui è dappertutto, io voglio la festa. Che ne dici della rassegna di fantascienza? Volevi andarci, giusto? Magari sì, ma mamma ha detto di no. Divertiti. E tu che farai? Dove devi andare? Tornerò presto. Non preoccuparti. Stai andando a trovare Bella, vero? Perché non posso venire? È mia sorella, in fondo. Ti voglio bene? Certo che sì. Ci vediamo dopo. Va tutto bene? Ho una lametta nei pantaloni. Torno ora dalle docce. Ho dovuto sistemare una stronza che mi aveva rubato lo sciame. Adesso mi somiglia un po'. Quando porterai anche Maud? Mi manca. Non credo che la mamma voglia. Ah, cerchi ancora di renderla felice. Per me? Stammi a sentire. Ok, ho scopato con Nick. E so che è sbagliato, credevo che Minnie l'avesse capito, ma ha fatto finta di niente. Allora io l'ho rifatto e... Perché dovrei sentirmi in colpa, visto che continua a prendermi per il culo? Se vuol far finta che non sia successo, che te ne frega? Non complicarti la vita. Sì, ma... Liv, se io riesco a sopravvivere qui, tu puoi fingere di non essertelo scopato. Grazie, sorellina. E smettila con questa lagna.
conosciamo? Devi fare meglio di così. No, non stavo cercando di... Non importa. Scusi, mi dispiace tanto, sta bene? Non preoccuparti, non posso scappare per sempre. Ecco, divertitevi. Formate una bella coppia, eh? L'emancipazione dalla schiavitù del terreno non libera certo gli alberi. Vieni! Grazie per il suo aiuto, signorino. Andiamo! Non c'è di che. Hai un arresto per possesso illegale di droga. Hai il diritto di restare in silenzio. Qualsiasi cosa dirai potrà essere usata contro. Ehi, dove stai andando? Non l'ho ancora deciso. Quella è mia. Lui l'ha data a me. Credeva stessimo insieme. Ma non è così. Cos'è comunque? Wow. Hai mai visto cristalli di questo colore? No. Spariamoceli. Io non so nemmeno il tuo nome. E allora? Sarà divertente. Divertente? Io voglio andarmene da questa merda. Anch'io odio questa città. Strafacciamoci. Bruciamola tutta e balliamo sulle sue ceneri. E poi potrei fuggire. A posto. Andiamo. Allora, che facciamo adesso? Abbiamo rubato questa giornata. Non conta, possiamo fare ciò che vogliamo. Però dobbiamo darci delle regole. Cioè? Prenderla come viene. Senza alcun futuro, niente nomi, nessun contatto. Noi non scoperemo. Io ho problemi personali. La sifilide. Ok. Ho scelto te perché sei piccolo. E io faccio karate. Questo è un patto di un solo giorno. Se domani ti rivedrò per strada, fingerò di non conoscerti. Perciò non te la prendere. Va bene, tanto io me ne andrò domani. Perfetto. Lanciamo le bombe. Adesso dobbiamo solo aspettare che ci salga. Potremmo comprare da bere. Ma io non ho soldi. Ne abbiamo bisogno? Forse no. Grazie, le auguro una buona giornata. Gordon e tua moglie, i gemelli hanno trovato le tue miniature e uno di loro si sta strozzando con Nobbit. Quale? Non con Frodo, vero? Quello è di valore. Quale gemello, idiota? Porca vacca, ci mancava solo questa. Sì, tesoro, ti sento. Calmati adesso. Grazie. Tornate a trovarci. Io rubo questa. Per me. Addio! Fermi! Fermati quei ragazzi! Come ti senti? Alla grande! Sei un coglione! Potevano prenderci! Se non ti godi l'inseguimento, non ha senso farlo. Sei peggio, lo sapevi? Chi è? Mio marito. Davvero? Che sifotta. L'avevi già fatto prima, vero? Tutto ciò che indosso è rubato. Fico, allora dammi l'orologio. No, questo è un regalo. Me l'ha dato mio fratello. Tutto il resto però l'ho fregato. Una volta ho rubato con mia sorella. Aveva un cappotto con delle tasche immense. Davvero? Dammi il suo numero. Ma non conosce vergogna. No, ma possiamo riportare tutto alla stazione di servizio se vuoi. Saranno molto felici di rivederci.
rischioso senza lo scontrino. Scherzi. Tu non sei reale. Sembri quel personaggio di Charles Dickens che si chiama Teddy Sextramp. Tu non trovi? Teddy Sextramp? Teddy Sextramp, che ho conosciuto con spacciatore e polizia, col quale poi sono andata a rubare. Chi ti ha detto che puoi fissare qualcuno come tu stai fissando me? Te lo troppo, Teddy. E direi di sì, mi sta decisamente salendo. E a te? Sì, credo. Come sono le pupille? Apri la bocca e di A. Nessuno? Salve! Posso aiutarvi? Davamo un'occhiata. Sì, un'occhiatina al suo ratto. È un topo. I baffi li ho fatti io. Giovanotto, ho un completo tre pezzi che ti starebbe veramente bene. E per la signorina? Sì. Prova questo. Ti lasciamo sola. Non potrei restare con lei. Come ti sembra? Ehi, è da sbaglio. Vedi se ti piace la fodera. Stavo chiedendo, ti dispiacerebbe guardare lassù, proprio verso quella telecamera. Ora lascia che ti aiuti. Ma impazzito! Di solito non lo farei, ma tu sembri molto accomodante. No, non voglio! Sbogliati! Metti su le mani! Avanti. Lasciami stare! Ho bisogno di guardarti! Pervertito del cazzo! Le prove. Il bastardo ha una telecamera a circuito chiuso. Ed ecco il nastro. Ok, ci prendiamo la grana di quel pervertito e lo lasciamo a secco. Missione compiuta, andiamo! C'è qualcuno? Signor Nimmo, dovrei restituire il mio perfume, mi ha sentito? Dobbiamo uscire da qui. Oh,
Che c'è? Comincia a far male. Ce n'è ancora? Le buone maniere? Le regole? Mi fa male. Non è niente, credimi. La mia mi sta uccidendo da quando ho dato un pugno a mio fratello ieri. Lui sta bene. E anche il pervertito si rimetterà. È tutto ok. Non ti devi preoccupare. E poi, noi non siamo mai stati, la ricordi? Dovremmo comunque controllare. Ok, ma non è una buona idea. Allora, passiamo solo lì davanti. Disinvolti. 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 I pervertiti non muoiono, tornano sempre. E allora è ferito. Dove eri diretto oggi, con la tua borsa? Non lo so. Lontano. Da qualche parte in campagna. Posso venire? Andiamoci insieme. Sei seria? Sì. Fanculo quel tizio, molliamo tutto. Scappiamo via. Ricarica. Ricarica. Dove andremo? Decideremo domani mattina. Non abbiamo ancora finito per stasera. Qualsiasi cosa faremo, saremo tu e io. Tu e io. Per sempre. Questo è reale, vero? Sì, è reale. Andiamocene, ok?
sei addormentato, principiante del cazzo! No, non è vero! Oh, Frankie è al tappeto con un peso piuma. Olivia! È il mio nome. È adorabile. Non ha preso lo Shelby. Che cazzo stai facendo? Quello è il mio letto. E ci sto dentro col mio ragazzo. Chi se ne frega, tanto me ne sto andando. Lui chi è? Ciao, scusa, io sono Matty. Matty? Matty? Matthew, ma che cazzo? Nicholas! Mi sono persa qualcosa? Sì, lui è mio fratello. Merda, sono fratelli. Cosa fai tu qui? Tranquillo, ce ne stiamo andando, io lì. Nick! Lì, non devi credere a niente di quello che dice uno psicopatico, sta lontano da lei! Perché ci tieni tanto? Mi state prendendo per il culo. Tu e lei? La festa è finita! Liv. Forza tutti fuori! Liv! Non mi devi toccare! Non mi interessa cosa c'è stato tra voi! Beh, a me sì. Me ne frego di lui! Mi importa solo di noi due. Io non ti conosco. E di te non mi fido. Perciò ora vattene da casa mia, cazzo. E anche voi altri. Fuori! Dove sono tutti gli altri? La festa è finita. Ah. Gli ho detto di levarsi dalle palle. Potresti andartene anche tu e lasciarmi da sola. Che cosa succede tra te e Minnie? Che te ne frega. È una questione tra me e lei. Non ha nulla a che fare con te. Tutto quest'odio e quel senso di colpa sono velenosi. Davvero? Oppure forse sei tu che sei troppo sensibile? Prima l'ho guardato. Mi è piaciuto. Tentativo di fuga, gli agenti hanno arrestato il signor Nimmo, che dovrà rispondere di violazione della privacy e possesso di materiale pornografico.
Continuiamo con la cronaca cittadina. Sta bene. Hai pianto? No, sto bene. Davvero? Beh, io no, sono tornata a casa da sola. Mi hai lasciata in quel posto tutta la notte. Maud, mi dispiace tanto. Mi avevi detto che saresti tornata, ho guardato tutta la rassegna. Merda, ti chiedo scusa, davvero. Starei morendo di fame. No, non ho fame. Sei proprio una stronza. Non è bello dire le parolacce. Beh, non è nemmeno bello fingere di essere una dura. Tu non lo sei affatto. E io adesso dirò tutte le parolacce che voglio perché tu mi hai delusa. Fattene una ragione, testa di cazzo. Mangiatelo tu, sorella. Possiamo evitare di complicare le cose. È quello che la nostra famiglia cerca sempre di fare, sta andando in pezzi. Lei si meritava quello che le ho fatto. Cerca di controllare tutto e tutti. Ha fatto scappare papà, dando sempre la colpa a me. Ogni fottuto giorno. La odio e lei odia me. Quindi di che cosa vuoi parlare? Di me, di Maud. Che c'entrate voi? Non tornerò mai più qui. Tu non diventerai come me. Sì. Lo so. Del negozio sta bene. Sì, l'ho saputo. Tu non dovevi partire. Sto per farlo. Non è cambiato niente. Invece è cambiata ogni cosa. No, ci siamo sballati. Ed è stato bello scoparti. Sta attenta. Non ti fidi di me, l'hai dimenticato. Mi dispiace. Che posso fare? Ti spezzo tutte le dita. No, non lo farai. Rimani. Non posso farcela da sola. Metti sex trap. Tienile tu. E fa una festa con qualcuno di cui ti fidi. Liv. Così ti uccidi. Mi dispiace. Io mi fido di te. Avesse mangiato il mio cervello e me lo avesse ricaricato nella testa. Però pare che funzioni ancora. Noi due, invece, che cosa siamo?
Siamo ok. Proprio come il tuo cervello. Non baciarmi, puzzo. Non mi dà fastidio. Mi sono resa ridicola. No. Ci siamo introdotti in casa di qualcuno. Di chi? Mia. Chi c'è qui? Calma, calma, Nick. Sono io. E io. Ti senti bene? Sì, sto bene. È meglio che vada. Ci vediamo. Grazie. Che cosa fai qui? Mi dispiace di averti colpito. Voglio tornare a casa. Per favore, parla con papà per me. Credevo ci fossero dei ladri. Ti chiedo scusa. Mi dispiace. Ti sei comportato come un pazzo con voi, Matt. Per favore, convinci papà. Voglio tornare a casa. Ricordi come siamo diventate amiche? Avevo pianto tutta la mattina. E tu sei venuta da me. Credevo mi avresti dato un fazzoletto come tutti quelli che sapevano cos'era successo. E invece mi hai dato questi. In pieno inverno. Mi sentivo così figa con te. E noi due eravamo migliori di tutti gli altri ragazzi, come se noi conoscessimo un segreto che loro non conoscevano. Ma noi non ci diciamo i nostri segreti. Non è vero? Io ti devo così tanto. Posso provare a spiegarti com'è andata? Perché dovrei ascoltarti? Per darci un'altra occasione. Mi dispiace così tanto, Minnie. Nick mi ha detto che hai bevuto una bottiglia di vodka per chiedere scusa a suo fratello. È buffo. Con tutti i ragazzi che ci sono in città sei finita proprio con lui. Che cosa devo fare per avere il tuo perdono? Tu dimmelo e lo farò. Qualsiasi cosa. Stai scherzando? Se ci tieni davvero. Minnie, il mio stomaco è ancora a pezzi. Bene. Non possiamo solo parlarne. Dopo avermi dimostrato quanto ti dispiace. Non posso. Fallo. Se ti dispiace sul serio. Spero che tu crepi vomitando i reni. Puttana! Sei ridotta di nuovo. Mamma, è stato orribile. Minnie mi odia e non so che cosa fare. Per te è tutto una festa, vero? Io ti ho affidato la mia casa, Olivia. Mi dispiace. Com'è andato il ritiro?
Inutile. Come tutto il resto. So bene che i miei hobby sono ridicoli. Ma non posso spiccare il volo come tuo padre. Allora che mi rimane? Maud è uscita. Hai visto la confusione che ha lasciato in cucina? È così furiosa. Che cosa devo fare? Mandarla da qualche parte? Maud sta bene. Rompere le stoviglie non è stare bene. Non tollero atti di violenza in casa mia. Non è stata Maud. Ma io. E perché l'avresti fatto?